In questa puntata, ragazzi, io morirò come un coglione qua. Ecco, questo è il danno che gli fate se non lo colpite in testa. Salve a tutti ragazzi, bentornati su un nuovo episodio di Ark Scorched Earth. Oggi mi sento davvero molto immerso nel gioco, principalmente perché qua fa un caldo della Madonna, non so da voi, ma le mie attuali condizioni sono tipo queste, ecco. Comunque, a parte queste cazzate, come vi avevo anticipato nello scorso episodio, oggi andiamo a prendere una creatura molto speciale. Infatti ho imbottito Crystal di un po' di roba. Intanto che ci avviamo, vi spiego un pochino cosa andremo a fare oggi. Oggi, ragazzi, andremo a tamare una delle creature, penso, più forti della mappa. Stiamo parlando dei Rock Golem. Sono delle creature davvero molto potenti. Non hanno praticamente debolezze, sono resistenti a tutto tranne che agli esplosivi. Infatti questo taming sarà abbastanza rischioso. Dove cazzo è? Eccolo là. Al 20 te ne puoi stare lì. Sarà abbastanza rischioso perché dovremmo cercare di non laggare, per esempio. Sarà rischioso perché dovremmo cercare di colpire il Rock Golem sulla testa. Ogni altro, diciamo, colpo che non centrerà la testa non gli farà salire il torpore, ma gli farà anzi un danno davvero enorme, anche perché ho craftato un bellissimo cannone per l'occasione. E anche una bella trappola, ovviamente, ragazzi. Io spero già di trovarne uno decente su questa montagnetta qua, che è quella più vicino a casa. Lì ce n'è già uno. Vediamo un pochino. 40 mi fa ancora schifo. E niente, ragazzi, quindi sarà un taming molto intenso. Tra l'altro ho dimenticato lo zolfo a casa, mannaggia a me. Vabbè, tanto mi sa che su sta montagna non c'è niente, dovremmo tornare indietro. Comunque, ragazzi, vi risparmio la lunga ricerca qui e noi ci vediamo direttamente con la nostra preda. Ovviamente ci mancava la tempesta di fulmini, ragazzi, perché sennò non è cosa. Oh, lì ce n'è uno. 88. Beh, direi che siamo già abbastanza lontanucci da casa e visto che comunque non lo useremo per nulla di speciale, giusto per avere lo sfizio di tamarne uno, magari possiamo iniziare con un 88, che comunque non è malaccio, dai. Perciò mi scusi, signore, mi voglia seguire gentilmente. Oh, ok. C'ha le scanalature rosse, quindi è pure bello. Molto bene, molto bene. Allora, adesso dobbiamo pensare a un posto dove costruire la trappola. Mentre il nostro tipo... direi che qua è perfetto. Dobbiamo soltanto eliminare i vari problemi. Voilà. Raga, ho fatto io. Non mi incazzate. Okay. Ora che abbiamo eliminato vari problemi qua, iniziamo a costruire la trappola, anche se non è proprio in piano, in discesa, sta cosa non mi fa troppo impazzire, ma vedremo di trovare una quadra. Scusi, albero. Voi mi avete un po' rotto le palle tutti quanti, ok. Ok, allora ragazzi, partiamo con la trappola base che sarà qui, dove si bloccherà il nostro amico. Facciamo più o meno così. Ok, dovrebbe essere abbastanza.
Ovviamente in metallo, ragazzi, perché questa creatura può tranquillamente distruggere la pietra, ovviamente. Ma per un attimo ho pensato fosse Crystal, invece è un'altra Argy identica. Ok. Dopodiché lo chiuderemo dietro con l'ultimo portone. Adesso qua ci mettiamo una bella torre. Un bel pilastro tipo più o meno qui. Ok, non è proprio drittissimo, ma in questo modo ci siamo. Cosa c'è che non va? Cosa c'è che non va qua? Non dirmi che ho craftato. Sì, ragazzi, ho craftato quelli non della mod, quindi sono doppiamente un genio. Ok, mettiamo questi qua non della mod, allora, e tante belle cose. Piacerebbe metterne ancora uno. Magari dopo che la sorella di Crystal rompe le palle. Oh, è molla. Che cazzo, ragazzi. Guarda qua, mai. Mi sono allontanato 2 secondi già che respawna gente. Adesso. Così ragazzi, se devo fare una manovra, oppala là, oppala là, mamma mia ragazzi, quanta skill qua, riusciamo a infilare ste pareti, grazie. La gente si chiede perché uno non si incazza con le strutture, no? Sei stata dove volevo per una frazione di secondo. Incredibile, signori. Incredibile. No, rompere il cazzo. Perché non mi porto delle armi ogni tanto? Cosa sta succedendo qua? Sto rotolando nel. Ok. Lasciamo che Crystal faccia il suo dovere. Io ovviamente non mi porto mai armi perché sono una persona furba e previdente. Grazie. Dai che con un po' di pazienza ci svegliamo anche noi. Mi sta colpendo qua? Ragazzi, io morirò come un coglione qua. Già. Che bello. È stato un onore, ragazzi. Ecco. Livello 16, manco livello 350 e fischia. Che qua, ovviamente, finché non mi incazzo, non siamo felici. Ah, visto che mi devo incazzare, incazziamoci come si deve. Adesso vado lì e pulisco tutto, ma proprio tutto. Che manca una formica deve volare. Allora, com'è la situazione qua? Ancora lì sei. Crystal, cosa stai facendo?
Grazie. Ti ringrazio per esserti ricomposta. Bene, allora torniamo alla nostra trappola. Allora, io qua avrei voluto fare un altro pezzo, quindi magari qua aggiungiamo uno di questi. Bene, allora la trappola è finita, ragazzi, non è la cosa più bella da vedere, però è finita. Ma prima, quasi dimenticavo, dobbiamo ancora. Quanto pare la trappola funziona anche per te, Cristian, eh? Dobbiamo piazzare più o meno qui. Ok, adesso dovrebbe essere all'altezza giusta, quindi piazziamo i rimanenti. Ok, ora ci siamo. Non ci resta che portare il nostro amico in trappola. Dov'è finito il nostro campione? Eccolo qua, sei tu, vero? Certo che sei tu. Allora, se gentilmente mi segue. Bravo. Bravissimo. Non si lanciano le pietre, dai, su. Perfetto ragazzi, è entrato esattamente dove volevo che entrasse, adesso lo chiudo solo dentro velocemente. Ok. No, 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 mi dispiace. Mi dispiace davvero. Vieni qua, Ciccio. Vieni qua, Ciccio. Ciccio, bravo. No, no, no. Piano con queste pietre. Perfetto, bravissimo. Piazziamo un bel cannone qui e cerchiamo di colpirlo in testa. Quella non è proprio la posizione che dovresti avere. Ma io posso girare anche il cannone, ok. Ecco, questo è il danno che gli fate se non lo colpite in testa, perciò a sto punto direi, Crystal, ti molliamo come capro espiatorio. Stai qua e fatti colpire. Beccato proprio quello che non caga nessuno, eh. Uè, Rocco. Chiamalo Rocco. Rocco. Dai, per favore, collaboriamo un attimino. Grazie. Grazie, molto gentile. Molto gentile, guarda Crystal. Guarda Crystal. No, Rocco. Guarda Crystal, dai, su. Oh, poveraccia. Ragazzi, ancora colpi sbagliati come questo andrà tutto a puttane. Questo qua non accenna a star fermo un attimo. Cosa fa? Ok ragazzi, primo colpo andato. Ma se io lo giro tutto di là. No, dai, però devi star fermo, eh. Ragazzi, non posso più sbagliare. Però se lui colpisce lì. Ok, questo era giusto. Bene, ragazzi, abbiamo trovato l'angolazione. Bene. Aspettiamo che finisca là. Ok.
Porca troia, tu sto cazzo di braccio. Ragazzi, qua purtroppo continuo a menare cercando di prendere il momento giusto, ma non è facile. Crystal, mi servono altre palle. Abbiamo quasi finito le palle, ragazzi, quindi davvero abbiamo i minuti contati per tutto. E adesso ti sei messo lì, eh? Guarda che bastardo. Ragazzi, ultima palla di cannone. Dipende tutto da questo tiro. Ragazzi, abbiamo finito le munizioni e siamo nella cacca. Oh, ragazzi, ne avevo messo un po' anche su Nightstream. Cazzo di culo, ma perché non ce la posso fare a ricordarmi le cose io? Stasera proprio il caldo mi sta dando la testa, ragazzi, allora. Sono comunque poche, eh. Sono comunque molto poche, ok, stai fermo lì. Davvero, dobbiamo sfruttarle bene e colpire al momento giusto. Ora. E giù, ragazzi. E giù. È stato un parto. Dove il zolfo ce l'ho io. Meno male, non mi ricordavo che avevo messo le munizioni. Ne ho fatto un po' a casa. Io ho detto, boh, visto che Crystal era già pesantina prima, ne porto un po' adesso. Mamma mia, ragazzi, guarda quanta vita aveva. Ancora pochi colpi, cioè no, più o meno pochi colpi. Comunque gli abbiamo fatto un bel danno. Adesso vediamo un pochino quanto ci vuole. Spero non ci voglia troppo con i moltiplicatori che ho messo, lo spero vivamente. Vediamo quanto gli dà un morso di zolfo. Sì, ragazzi, ci vorrà un po' di tempo, tanto tempo, molto tempo. One eternity later. Eccoci qui, ragazzi, ovviamente lo chiamiamo Rocco, no, Rocca, Rocco, grazie. Siamo alla quasi sera del secondo giorno, direi che abbiamo aspettato abbastanza. Lì mettiamo la nostra sellina. E eccoci qua sul nostro golem. Allora, visto che sono una persona pigra, non ci voglio, lascerò tutta la struttura qua. Ok, allora, ragazzi, direi di avviarci verso casa. A few moments later. Eccoci qua, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta ad arrivare sani e salvi a casa. Abbiamo messo un po' perché sto ragazzone bisogno di un po' di stamina ogni tanto. Diciamo che non è proprio la creatura ideale da usare quando si viaggia. Eccoci qua. Credo che direi che entrambi atterriate. Perfetto, bravissimi. Ok, ragazzi, allora adesso mettiamo un po' a posto la roba e ci vediamo domani mattina per il test sul campo. Bene, ragazzi, eccoci qui con Rocco. Ovviamente non è un buon giorno se non c'è anche una tempesta di fulmini. È davvero enorme, ragazzi. Guardiamo soltanto le, tipo, le dimensioni, giusto per renderci conto. Cioè, davvero. Ecco, perfetto, ragazzi. Cioè, rendiamoci conto
di quanto è grosso sto coso. Allora, vediamo un pochino cosa può fare. Allora, l'attacco principale è un attacco principalmente frontale. Ok, farma roccia e sabbia, perfetto, però non ha nessun tipo di riduzione. Purtroppo non ha nessun tipo di riduzione per nessun materiale. Poi, cosa abbiamo qui? Abbiamo il lancio ovviamente del masso, che è penso la parte più divertente. E abbiamo anche questo attacco a 360 che colpisce appunto anche dietro, nel caso fossimo circondati da nemici. Oh ragazzi, un po' di raptor, che bello. Li useremo come tiro al bersaglio. Vai roccia! Ok, dai, riproviamo. Vai roccia! Ce la posso fare, eh? Boom! Ah, pensavo di shottarlo, invece no. Mamma mia, che knockback! Boom! Pensavo di shottare con la roccia, invece è andata male. Si vede che è ancora un pochino da livellare il danno. Dobbiamo colpire largi più forti di me. Mentre vola. Boom! Shottata, bella all'otto. Comprensibile. Bene, dai. Sto ragazzotto è simpatico, tutto sommato. Guardate che c'ha dei denti che non sembra proprio che mangi rocce. Ma vabbè. Mi piace il colore rosso. È davvero figo. Sembra quasi magma. Invece non ho nulla a che fare con l'elementare di magma, di lava, come cazzo si chiama. Ah ragazzi, un'altra cosa strafiga che può fare Rocco è questo. Boom. Sono davvero spettacolari da usare, tipo per esempio nel PvP come guardiani della base, perché si mimetizzano davvero bene. Io ne avevo visti alcuni su The Island che praticamente avevano la roccia, era proprio identica a una qualsiasi roccia che puoi trovare su The Island, perciò adesso questa è abbastanza riconoscibile, grosso modo perché è la stessa forma con cui li trovi in natura. Però lo trovo davvero una trovata fantastica il fatto che possano fare imboscate in questa forma. Ed è anche carino a livello di spazio, non ti occupa troppo spazio, però posso diventare un tutt'uno con la roccia. Vedi, potete usarli se siete nel PvP come nascondiglio anche personale, non vi troverà nessuno. Bene ragazzi, spero che questa puntata vi sia piaciuta. Abbiamo avuto un po' di problemi, quindi suppongo che dal vostro punto di vista sia stata abbastanza divertente. Io sono contento comunque di essere riuscito a tamare da solo un golem di roccia. Ne valsa la pena, abbiamo beccato anche uno con colori che mi piacciono molto. Nella prossima puntata, ragazzi, andremo a fare l'ultima cave che ci rimane. Perciò io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.